Durante l'ultima seduta della Commissione Antimafia abbiamo ottenuto due grandi risultati. Prima di tutto è stata approvata all'unanimità un'indagine conoscitiva sullo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento agli ultimi casi di incendi e chiaramente sulla presenza della criminalità organizzata in questo settore particolarmente critico. L'indagine conoscitiva prevederà un programma di lavoro che passerà attraverso l'audizione di una serie di soggetti addetti del settore e che cercherà quindi di fare approfondimento del fenomeno per evidenziare le criticità sulle quali poter intervenire in maniera risolutiva. Un altro importante risultato che abbiamo ottenuto è stato l'approvazione di un percorso di formazione per gli enti locali, quindi per gli amministratori locali, formazione civile contro le mafie. Un percorso che verrà guidato e organizzato da Avviso Pubblico, che la Giunta ha finanziato e che prevederà per tutto l'anno 2019 12 incontri, uno per ogni provincia della Lombardia. Siamo dunque particolarmente soddisfatti perché con questa seduta abbiamo dato il via a due importantissimi progetti per l'antimafia in Regione Lombardia.